Buonasera, ben ritrovati. Anche questa sera parliamo con il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, Roberto Frazzetta, che è candidato per cambiare le sorti di questa parte della Sicilia e che ha una lista che si chiama Frazzetta Sindaco. E con lui infatti oggi sono due candidati di questa lista, che sono Caterina Salvo e Gaspare Gullo. Iniziamo subito con la Caterina, una ragazza giovane, una giovane donna, quindi è sposata? Sì. Ha figli? Sì. Bene, senta, e perché ha scelto proprio Roberto Frazzetta come candidato a sindaco? Perché credo in lui, nei suoi progetti, perché penso che sia un candidato a sindaco migliore. Perfetto. Di questa città. Bene, e invece lei, Gaspare Gullo, perché ha scelto Frazzetta? Ho scelto Frazzetta per un semplice motivo, perché è l'unica persona che, a differenza di altri, ha le capacità e, come dico io, serve un sindaco manager per cambiare questa città o le sorti di questa città. Quindi adesso noi abbiamo la possibilità di un cambiamento vero di questa città, quindi per questo io ho scelto Roberto Frazzetta a sindaco, e secondo me sia l'unica persona che potrebbe fare il sindaco di questa città il cambiamento vero e proprio. Caterina Salvo, perché votare lei? Perché scegliere lei come consigliera? Perché al consiglio comunale scegliere di votare lei? Perché donna e poi? Perché donna fa la differenza? Perché sono una donna onesta, perché vorrei impegnarmi come mamma, come donna, sperando che migliore per i giovani, per le bambine. Gaspare Gullo, lei nella vita fa una cosa che ha a che fare con il mare, no? E perché cura le imbarcazioni. Imbarcazioni, sì. È un lavoro che le piace? Certo. E la nautica, io sono falegname da circa 30 anni, ho incontrato la nautica a Mazara del Vallo e sei innamorato? Mi sono innamorato della nautica e faccio il mio lavoro, quindi allestimenti navali e rifiniture di imbarcazione yacht lusso come a Viareggio, sono stato 5 anni, quindi ho capito che veramente c'è gente che è ricca, ricca di tutto. Eh già. E quindi a Mazara del Vallo certe cose si possono fare, e io mi chiedo perché? Perché questa politica non si è mai interessata di un porto che noi abbiamo? È inutile creare o far capire o dire facciamo un porto turistico a Mazara del Vallo, ma se ce l'abbiamo? Quindi riqualificare quello che noi abbiamo, presentare quello che poi andremo a fare, quindi riqualificare, arredare e presentare a quella gente che abbiano delle imbarcazioni di un certo livello. E possiamo anche presentare a questa gente di dire l'ormeggio non ce lo pagate. Venite a Mazara e l'ormeggio non ce lo pagate, perché noi non andiamo a guadagnare sull'ormeggio, ma andiamo a guadagnare sul lavoro che noi andiamo a fare sulle imbarcazioni. Quindi si muove un indotto lavorativo, quale il tubista, l'elettricista, il falegname o quello che sia. Quindi per questo dobbiamo lavorare, per un futuro migliore di questa città e riqualificare quello che noi abbiamo. Questo è. E perché scegliere lei? Perché facciamo un'ipotesi, pensiamo che una barca stia affondando, che sarebbe Mazara del Vallo, l'acqua alla gola. Io sulla gru che lo so fare, il sindaco che mette il carburante, i cittadini che mi aiutano ad allacciare i cavi e io che tiro su la città. Ma lo faccio veramente, ma lo faccio perché ho bisogno di un cambiamento di questa città, che credo che noi lo possiamo fare tutti. E per questo dovete votare Gaspare Gullo. Una bellissima metafora, effettivamente una città che sta affogando, uno che è capace di tirare su le imbarcazioni, tira su questa città sperando di poterla salvare. Beh, bella propaganda elettorale. È venuta così, spontanea, ed è stata bellissima. E Roberto Frazzetta invece ci deve parlare di un altro dei suoi punti, perché come avete notato per chi ci segue, che noi volta per volta abbiamo portato un punto del suo programma dove lui appunto lo ha spiegato e lo ha commentato. L'altro punto che gli chiediamo è l'assessorato alle piccole cose, dalle piccole cose alle grandi cose.
Sì, per me l'assessorato più importante che ho tentato di immaginare all'interno della compagine amministrativa che andrò a costruire è quell'assessorato che io penso possa risolvere tutti i problemi del quotidiano, tutti i problemi dell'ordinario, è quell'assessorato che si pone addentro alla macchina amministrativa nel suo insieme, per me come quell'assessorato più importante in assoluto, io lo considero ancora più importante dell'assessorato allo sviluppo economico e dell'assessorato, come dire, alle finanze, e spiego anche il perché. Un sindaco che deve occuparsi delle grandi cose, un sindaco che immagina di poter evolvere la città verso un futuro pieno, come dire, di certezze da un punto di vista economico, è un sindaco impegnato, è un sindaco che dovrà lavorare credo anche 20 ore al giorno, perché oltre che a progettare le attività per il futuro dovrà anche ricercare finanziamenti, dovrà interloquire con i privati e tra i privati con le multinazionali per tentare di portare qui in project financing una serie di investimenti. La città comprenderà che un sindaco non può, se vuol fare altro di grande, occuparsi delle piccole cose. Allora ho pensato ad un assessore proprio con delega ampia, con ampi poteri, con capacità di interlocuzione con i vari settori di pertinenza, perché possa ricevere la gente, possa come dire, ascoltarla e dai cittadini ricevere le istanze, se volete anche le lamentele, raccoglierle per rappresentarle al sindaco ed insieme trovare le soluzioni nell'immediato. L'assessorato alle piccole cose è quell'assessorato che si occuperà delle buche, dei problemi dell'acqua, di quelli della fognatura, di quelli dell'illuminazione, che si occuperà dei problemi della spazzatura, che si occuperà dei problemi, come dire, anche della burocrazia leggera dell'ente, che riceverà quotidianamente la gente alla quale darà risposte che non sono mai arrivate. Io immagino questo assessorato come il primo assessorato nella storia della Repubblica Italiana, dedito proprio al ricevimento di ogni cittadino per offrire ad ogni cittadino di questa città le soluzioni nel più breve tempo possibile. L'appello al voto? L'appello a voto anche da questo punto di vista, con questi due splendidi soggetti, mi viene facile. Ho portato qui una signora timidissima, l'abbiamo anche vista esternalizzare, come dire, tutta la sua timidezza, e ciò a significare anche quello che tu hai detto. La spontaneità, la timidità. Io accanto a me ho voluto gente spontanea, ho voluto gente piena di passione, ho voluto gente che crede in un progetto e ho voluto mamme che pensano al futuro dei loro figli, che si preoccupano per quel che ne sarà del futuro dei propri figli e dei propri nipoti, e non ho voluto né deputati né onorevoli accanto a me, perché intendo difendere questa città palmo a palmo fino all'ultimo respiro che io avrò in gola, per garantire alla città una libertà assoluta da un punto di vista del voler pensare al proprio futuro, e sarò anche il sindaco delle crociate, cioè sarò quel sindaco che si incazzerà quando sarà il momento e andrà ad interloquire con chiunque per pretendere che qui si facciano le cose che non si sono mai fatte e che per il volere della politica e dei deputati che vengono qui a prendere i voti e a rubarceli, e come dire, si fanno altrove, a Castelvetrano, a Marsala, a Trapani e ad Alcamo. Lì si fa economia, lì si creano occasioni di lavoro e Mazara viene arenata al nulla. E poi abbiamo ascoltato il mio grande amico Gaspare Gull, che io ho ripescato, come dire, stando nel campo. Gaspare, tu ti occupi di nautica, quindi ti ho ripescato. Nautica turistica. Di nautica turistica, ma sempre di mare parliamo. Ti ho ripescato in fondo al mare. Bravo. In fondo a quel mare della delusione che affligge ogni cittadino di questa città, lì ti ho ripescato e lì ti ho rianimato e ti ho avvicinato alla politica. Si è posto, come hai visto, come fosse candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, immagina di sollevare la città con un dito e di proiettarla verso il futuro, verso quel futuro che io per primo immagino possa essere dedicato al poter diventare una vera e reale piccola grande capitale del Mediterraneo. Con noi questo accadrà, questi sono i candidati,
semplicissimi che io vi sottopongo con il loro linguaggio, con la loro passione, anche con la loro timidezza, perché li professionalizzerò intorno agli argomenti più importanti che investiranno la città. Mi sento di poter fare anche questo, di portare sulle spalle questo peso, alla condizione che noi mandiamo tutti a casa e che portiamo dentro soggetti sani, soggetti buoni, e questi lo sono, quindi vanno votati anche questi senza nessuna esitazione. Sono candidati nella mia unica lista al Consiglio Comunale che si chiama Frazetta Sindaco, ci va messa sempre una X sopra e indicate i nomi, questi o qualunque altri voi volete, e poi per il cambiamento, senza esitare, anche lì con certezza di risultato, votate Roberto Frazetta Sindaco di questa città. Bene, noi ringraziamo Maria Maria, scusate, perché ho girato la pagina, Caterina Salvo, Gaspare Gullo e naturalmente Roberto Frazetta. No, ero distratta perché stavo pensando, perché ogni volta mi interessa ricordarvi di votare con libertà, e ripensavo al mio grande cantante, cantautore Giorgio Gaber, che dice: la libertà non è un pensiero libero, libertà è partecipazione, partecipate e votate. Grazie a tutti, buonasera.